Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manusport 07. Siamo qui per il pagellone della Juventus stagione 2020-2021, il pagellone finale ragazzi, quindi quello completo che comprende tutte le partite. Piccolo appunto prima di partire ragazzi, vorrei precisare che negli assist sono anche compresi i rigori procurati, quindi se uno si procura un rigore io lo considero come assist, quindi se Ronaldo si è procurato un rigore che lui stesso ha trasformato lo considero come un gol e un assist nella stessa posizione ragazzi, almeno io ragiono in questa ottica. Ringrazio il donatore per le clip e noi partiamo subito, vamos! Partiamo dai portieri. Szczęsny ha fatto veramente una bella stagione, anche se sicuramente mi ha dato meno sicurezza delle altre annate, almeno io ho visto questo. In un'annata dove i portieri non sono stati particolarmente bravi, diciamo così, o comunque dove non c'era tanta concorrenza davanti a sé per essere il miglior portiere della Serie A, quest'anno solo Donnarumma gli ha dato filo da torcere, anche se Handanovic e altri portieri sono decisamente calati ragazzi, così come magari un Gollini o così come uno Stracoscia che si sono fatti a volte anche battere dai loro secondo portieri secondo le gerarchie. Szczęsny comunque stecca leggermente anche lui, forse un po' meno rispetto ai suoi colleghi, comunque un 6,5 lo porta a casa, qualche parata decisiva l'ha fatta, anche se rispetto agli altri anni non ho visto il polacco che insomma era decisivo, forse diciamo che Szczęsny ha sentito la pressione che potesse arrivare a Donnarumma, pressione che ovviamente non neanche a 43 anni decide di interagire Buffon, perché veramente Buffon a 43 anni sembra che ne ha 20 a momenti, era come para. Per lui 14 presenze, 9 gol subiti, ma soprattutto un apporto veramente molto molto importante nei big match, come la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, come il match contro il Barcellona ragazzi. Buffon si aspettava sicuramente di giocare più big match, però alla fine per un secondo portiere 14 presenze è un bottino di tutto rispetto. Anche se pure io, così come lui, sperava di fare magari qualche presenza in più, dato praticamente la grandezza del suo nome ragazzi. Personalmente mi dispiace parecchio che a fine stagione andrà via. Io un altro anno in queste condizioni come secondo portiere me lo sarei tenuto, anche perché non prendeva neanche tanto di stipendio e ti garantiva una certa sicurezza. Non capisco questo processo di svecchiare, anche perché un secondo portiere non avevi già l'accordo. Per quanto riguarda appunto, parlando di vecchia guardia, c'è Leonardo Bonucci, sapete che non è un personaggio che mi sta particolarmente simpatico, però insomma per lui questa stagione comunque le sue presenze le ha fatte, appena 10 più di Chiellini, perché molti dicono ma alla fine Chiellini non gioca così tanto come Bonucci. No ragazzi, anche Bonucci ha i suoi problemi muscolari, pensate che lui ha fatto 35 presenze con 2 gol, quelli alla Sampdoria nella prima di campionato, e spicca magari un po' più all'occhio, però insomma, così come il gol decisivo col Torino ragazzi, ma Leonardo Bonucci ha fatto comunque una buona stagione, a volte le ha steccate le partite diciamoci la verità, però ci sono state altre volte dove comunque ha salvato la baracca, è andato in crescendo nella seconda parte di stagione dove comunque lui è l'unico praticamente secondo me che può far coppia con tutti gli altri tre centrali, Chiellini, De Ligt e Demiral. A proposito di Chiellini, alla fine ragazzi un altro anno così me lo terrei, non è che ha fatto 10 presenze e sta sempre rotto, ragazzi Chiellini ha fatto 25 presenze, cioè che non sono pochi, sono praticamente circa la metà delle partite che ti fa giocare quest'anno. Tra l'altro diciamoci che una decina di partite è stato fuori per scelta tecnica ragazzi, perché non è che uno non fa una presenza quindi è per forza infortunato. Alla fine 25 presenze Chiellini le ha fatte. Eh sì ragazzi, anche se ha i piedi quadrati sembra strano dire che ha fatto 3 assist, di cui 2 diciamo normali, quelli per quello per Ronaldo magari col Torino spicca, il ritorno diciamo che va un po' più all'occhio, mentre anche il rigore procurato con l'Inter è comunque una nota di merito per lui, quindi insomma un 6,5, una buona stagione per Giorgione, il nostro gorilla che porta a casa in bacheca un'altra ottima stagione. 36 presenze, un gol e un assist, tutto col Parma, praticamente un gol e un assist per Matthijs de Ligt che porta a casa un 8, per me è il miglior difensore centrale del nostro campionato, piccolo spoiler per chi seguirà poi le top 10, perché ragazzi nella top 10 dei difensori lui sarà prima ragazzi, e non c'è De Vrij, Koulibaly, Skriniar, Bastoni, Kjaer, Tomori che tenga ragazzi, de Ligt è per me un alieno. Cioè ragazzi, lui molte volte rischia la giocata, nel senso che se magari Bonucci si è perso l'uomo e lui deve rincorrerlo, per dire, lui non ha paura di entrare in scivolata, riuscire nell'intervento ragazzi. Doveva solo abituarsi in Italia, perché i primi 2 mesi ha fatto le cagare diciamo l'anno scorso, poi si è abituato, è uscito fuori e ha fatto veramente una signora stagione ragazzi. 36 presenze, quindi il più presente in difesa, un gol e un assist, lo rendono un giocatore praticamente imprescindibile. 5,5 invece per Demiral, l'unico insufficiente in difesa, quasi sempre rotto e quando gioca fa abbastanza cagate. Non le fa perché, diciamoci, se c'è uno Juventus Genoa, uno Juventus Bologna, Demiral gioca bene e tutti dicono ah bello, oggi Demiral ha giocato bene, quindi magari nelle prossime lo mettiamo. No ragazzi, perché Demiral, il suo, diciamo, difetto è quello che stecca nei big match.
Ragazzi, Demiral ha steccato tutti i big match quest'anno dal primo all'ultimo, forse l'unico che ha giocato più o meno benino è stato quello con l'Inter in Coppa Italia, ma per il resto Demiral ha steccato praticamente tutti i big match. Comunque in totale per lui quest'anno 24 presenze sono anche tante, un assist all'attivo e comunque una super stagione, anche se più super stagione, cioè super stagione insomma, gli riparano quel 5,5 perché sennò sarebbe stato 5. 8 invece per Danilo, che secondo me è stato uno che insieme a De Ligt ti ha salvato il culo in difesa, ragazzi. Un gol e 4 assist, ha fatto veramente un qualcosa di straordinario, ha siglato per me anche il gol più bello della stagione con quella super botta contro il Sassuolo. Un gol veramente bellissimo, di rara bellezza e con coefficiente, difficoltà veramente veramente alto. È anche uno dei giocatori più presenti dalla Juventus, ha fatto solamente una presenza in meno del giocatore che ha fatto più presenze quest'anno, che magari lo scoprirete dopo, cioè non voglio spoilerarvelo ora. Quindi è stato veramente insostituibile. Le prime 10 è stato l'unico a giocarsi tutti i sacrosanti minuti, ragazzi. Un gol e 4 assist, un terzino veramente completo. Puoi metterlo a sinistra, a destra, ci ha salvato veramente la stagione. Per me non va assolutamente venduto. E con Allegri troverà una certa continuità, magari a sinistra, perché a destra c'è Cuadrado. E parlando di sinistra, appunto, abbiamo due terzini che sicuramente non ti danno sicurezza. Uno di questi è Alexandro, che ha regalato 2 gol su 3. Al Milan al ritorno ha regalato, per esempio, non so quanti gol agli avversari quest'anno, ho detto il Milan ma perché è stata la prima che mi è venuta in mente. Comunque per lui 2 gol e 2 assist, che comunque ragazzi 2 gol e 2 assist per un terzino è un bottino comunque tutto sommato nella norma, poi dipende dal gioco che ha la squadra. Se hai il gioco per esempio un po' come Klopp, che i terzini sono in quel caso di spinta, è chiaro che Alexander-Arnold e Robertson vanno di doppia cifra negli assist praticamente ogni anno, ragazzi. Però ragazzi, per il gioco che ha la Juve, comunque 2 gol e 2 assist sono comunque un buon bottino per Alexandro. Comunque tutto sommato sono più i bassi che gli altri, diciamo così, e un 5,5 a casa se lo porta. Chi ha salvato veramente la stagione della Juve per me è stato Juan Guillermo Cuadrado, 40 presenze e 2 gol, entrambi con l'Inter peraltro, e 20 assist, ragazzi. Cioè ragazzi, tra assist e rigori procurati, questo qui ne ha fatti 20, una cosa veramente fuori dal normale. Quindi è stato anche un regista aggiunto, sia quando veniva schierato da terzino, sia quando veniva schierato da, diciamo, da quinto di centrocampo, quindi come esterno. E insomma ragazzi, ha fatto veramente un anno della Madonna. Non è il migliore della stagione, ragazzi, e penso che a questo punto avete visto, non è Danilo, non è Cuadrado, e penso che il migliore della stagione ve lo siete ormai capito tutti chi è per me. Però ragazzi, anche Cuadrado va una nota di merito. In fase difensiva ogni tanto magari non sarà noto all'occhio perché ha fatto 20 assist, ma in fase difensiva qualche piccolo disastro, mi ricordo anche con la Lazio soprattutto, l'ha fatto pure lui. Per quanto riguarda Frabotto, lui porta a casa un 6+, più, comunque un qualcosa di buono l'ha fatto vedere, ragazzi. La prima stagione tra i professionisti, nonostante lui non sia proprio giovanissimo, avendo 22 anni, ha fatto un gol e un assist, che comunque tanto male non è. Ha fatto l'assist decisivo per il 2-1 di Ramsey in campionato, contro, in quel caso mi sembrava, o contro il Sassuolo o contro l'Udinese, ragazzi, ma mi sa contro il Sassuolo. E ha fatto comunque un bel gol in Coppa Italia, ragazzi. Quindi una buona stagione. Frabotta, per essere al primo anno tra i professionisti, l'ha fatta. Poi non so perché non è stato più uscito dal cilindro di Pirlo. 5,5 per Bentancur, passando ai centrocampisti, ragazzi. Bentancur, anche per lui vale lo stesso discorso. Ha fatto delle belle partite. Le uniche belle partite che ha fatto sono con Arthur e McKennie al suo fianco. Con il centrocampo Bentancur, Arthur, McKennie, abbiamo veramente un bel centrocampo. Poi vabbè, si è perso un po' per strada, però per lui dall'inizio dell'anno 4 assist in 45 presenze, davvero tante presenze. Però ragazzi, molto spesso steccato sia come mezzala, sia come davanti alla difesa, sia come magari regista aggiunto. Però ragazzi, in una stagione veramente brutta, Bentancur ha avuto veramente il volto della Juve. 5 gol e 4 assist invece per Rabiot. Rabiot anche lui ha fatto veramente un bell'anno, ragazzi. Diciamo la verità, alla fine è stato probabilmente il miglior centrocampista della Juve quest'anno. Insomma, se la gioca con McKennie. Per numero di assist è stato praticamente il primo. Ha fatto gli stessi assist di Bentancur, che ha molta più fantasia di lui, però con la differenza che lui ha fatto anche 5 gol, ragazzi. E 5 gol sono veramente veramente tanti, anche perché la maggior parte di questi sono decisivi o hanno aperto gare piuttosto difficili da essere sbloccate, diciamo così. Quindi 47 presenze per Adrien Rabiot, 5 gol e 4 assist per lui, e ha fatto veramente una bella stagione. C'è stato anche qualche basso, però in questo caso più che più bassi che alti, sono stati più gli alti dei bassi. Almeno questo ho visto da Rabiot, soprattutto nella seconda parte di stagione, dove ha retto quasi da solo il centrocampo bianconero, nonostante comunque non era facile, nonostante c'era un Wes McKennie che appunto nella seconda parte di stagione aveva dei problemi un po' insoliti all'anca. Però per il resto McKennie ha fatto anche lui una super stagione, 6 gol alla prima da giocatore della Juve sono veramente veramente tanti, in 46 presenze, se poi sono condite da 3 assist, veramente un qualcosa di unico per me. Veramente McKennie, per essere la prima stagione in
bianconero partiva ad avere 21 anni, ragazzi, e ha fatto comunque una signora stagione. 6 gol, 3 assist in 46 presenze da centrocampista sono veramente un bottino di tutto rispetto. Ah, piccolo spoiler, avete visto poco fa chi era il giocatore più presente della Juve di quest'anno, ovvero Adrien Rabiot con 47 presenze. Non penso che ne vedrete altri con quel numerino lì. Vabbè, andiamo, lo vedrete più avanti, però comunque Rabiot è uno dei due più presenti, quindi 7 per McKennie, 6 gol e 3 assist per lui in 46 presenze. Mi aspetto invece un altro bottino da Arthur, per lui 32 presenze, un gol anche abbastanza al culo, diciamo la verità, perché quel gol col Bologna è tutto tranne che un gol pensato, diciamo così, è stato un gol più che altro deviato. Tra l'altro Ronaldo sempre così fa gli assist, eh. Però insomma 5,5 per Arthur, anche se non è dipeso solo da lui. Se sarebbe dipeso solo da lui gli avrei dato magari un 5, un 4,5. Però ragazzi, è stato Pirlo che molte volte l'ha panchinato, non so perché. Noi spendiamo 72 milioni per questo giocatore, cioè 72 milioni, ripeto, se non mi sbaglio è anche il terzo acquisto più oneroso in tutta la storia della Juve. Noi spendiamo 72 milioni e Pirlo lo mette in panchina preferendogli Bentancur. Io veramente questa cosa non l'ho capita, vedremo un po'. Per Ramsey i numeri gli danno ragione, perché 30 presenze, 2 gol e 5 assist comunque sono buoni, dal punto di vista dei numeri. Però per chi ha visto il campo ha visto che Ramsey praticamente non si propone mai, fa giocate troppo elementari, e lui deve essere una mezzala offensiva, ragazzi, perché tu se Ramsey lo metti mezzala di inserimento è un conto. Di buono Ramsey ha giocato, mi ricordo, la prima di campionato contro la Sampdoria, ha giocato bene contro la Lazio, ha giocato bene comunque qualche partita anche col Barcellona. Ramsey ha giocato bene, quando giocava bene lui la Juve di Pirlo stranamente girava. Però se di Ramsey possiamo dire che si è vista qualche buona partita. Per Bernardeschi ricordo di buono poco e niente, ragazzi, 4 assist, non sa neanche lui come li ha fatti. No vabbè, una bella partita c'è stata, che è entrato e ha fatto 2 assist. Però ragazzi, per il resto Bernardeschi ha fatto un anno veramente brutto, perché Pirlo tante chance gliele ha date sia a sinistra che a destra, molto più a sinistra, diciamo la verità. Però ragazzi, ha fatto appena 8 presenze in meno del giocatore più presente della Juve di quest'anno, quindi insomma per me un 5 se lo merita, anche il coraggio di dire ai microfoni che la Juve non gli lascia libertà. 7 meno invece per Dejan Kulusevski, 47 presenze per lui che lo rendono il giocatore più presente della Juve di quest'anno, con più presenze all'attivo, insomma siano tutti abbastanza vicini, però in prima posizione ci sono Rabiot e Kulusevski con 47 presenze, poi ci sono le 46 di McKennie, le 46 di Danilo, le 46 di Chiesa, ragazzi, insomma hanno tutti giochicchiato. È stato bene Pirlo, è stato bravo Pirlo a fare il turnover per quanto riguarda lì davanti, insomma. Kulusevski 7 meno, 7 gol e 7 assist per quanto riguarda la sua prima stagione in bianconero, ha fatto qualche bellissimo gol decisivo, poi ha steccato soprattutto nell'inizio, diciamo della seconda parte di stagione, ha steccato più di qualche partita dopo quei gol che faceva in Coppa Italia, ma è stato provato un po' ovunque, sinistra, destra, mezza punta, trequartista, quindi insomma non è stato neanche facile per lui. Per questo voglio dargli fiducia, dargli un 7 meno, anche se il migliore della Juve di quest'anno non può che essere Federico Chiesa. 9 per lui, ragazzi. Ma di Federico Chiesa non voglio sottolineare, diciamo, i gesti tecnici, perché ragazzi la doppietta che ha fatto al Milan è stato un qualcosa veramente di straordinario, la doppietta che ha fatto al Porto anche è stato un qualcosa di straordinario anche lì, il gol che ha fatto l'Atalanta sia in Coppa Italia sia in campionato ha fatto veramente qualcosa di magico Federico Chiesa. 46 presenze e 15 gol e 11 assist per uno che ha giocato esterno, esterno di centrocampo in un 4-4-2, non ala in un 4-3-3. 15 gol e 11 assist sono veramente tanta, troppa, tantissima roba. Ma di Federico Chiesa io gli do il 9 perché voglio sottolineare la voglia, l'esplosività che dava. Ecco, guardate il recupero che fa per il 2-1 di Morata con la Lazio, per farvi un esempio. Quello è stato quello che ha fatto la differenza quest'anno da Federico Chiesa con tutti gli altri giocatori. Per questo invece di 8 gli do 9, perché sennò gli avrei dato 8. 6,5 per Paulo Dybala, che praticamente per tre quarti della stagione, vabbè tre quarti no, però per mezza stagione è stato praticamente infortunato, però alla fine voglio essere fiducioso e dargli un 6,5, perché le migliori partite in fase offensiva si sono viste con Dybala in campo, molto molto semplice, col Milan veniamo presi a pallonate tutta la partita, al ritorno entra Dybala e facciamo 3-4 tiri. Tra l'altro, sfatato il tabù, era 6 partite di fila che Dybala segnava con il Milan e Pirlo lo mette in panchina, mi sembra giusto ragazzi. Quindi insomma per lui 5 gol e 3 assist in 26 presenze sono comunque un buon, discreto bottino, per uno come lui forse no, però insomma dato la Juve di questa stagione ci può anche stare, anche perché un gol gliel'ha pure fregato Alvaro Morata. Per Alvaro Morata 44 presenze, 20 gol e 12 assist, i numeri gli danno ragione, perché 20 gol e 12 assist sono veramente un bottino che io ti dovevo dare 8 a momenti. 8 non glielo do, perché se andate a vedere i gol di Morata in un big match non segna quasi mai, fa 6 gol in Champions League, miglior marcatore della Juve in Champions League quest'anno, sfatando il tabù che era stato Ronaldo nelle scorse due stagioni.
Però c'è da dire che tutti e sei gol che ha fatto li ha fatti tra Dinamo Kiev e Ferencváros. Con Barcellona e Porto è sparito in campionato, se non per la doppietta alla Lazio non ha praticamente mai segnato all'Inter, mai segnato al Milan, ragazzi, per farvi un esempio. Quindi insomma, raga, Murata non mi è piaciuto tanto quest'anno. Con la Roma non ha segnato, con la Lazio insomma è stata l'unica gara che ha fatto bene per me, con l'Atalanta anche sparito, quindi insomma più di 6 e mezzo non riesco a dargli. 6 per Ronaldo, lui sì che è segnato nei big match, 44 presenze, presenza perché il buon Antonio vuole mettere al singolare, 44 presenze, 36 gol e 7 assist sono un qualcosa veramente comunque di unico, perché nei numeri ragazzi nessuno è superato a Ronaldo, 36 gol e 7 assist sono veramente tanti ragazzi, Però diciamo che per uno che prende 30 milioni all'anno e per il gioco che è incentrato su di lui mi sembra un po' un qualcosa da bambino, quando magari viene sostituito e si mette a fare i gestacci, quando non gli viene passato un pallone e con la mano diciamo che si lamenta. Ragazzi, per me questo non va bene. Certo, non influisce sul voto, perché alla fine io il voto gliela do alla prestazione atletica, ragazzi, ma anche per quanto riguarda la prestazione atletica Cristiano Ronaldo in molte partite è sparito, non si è riuscito a adattare con la Juve di Pirlo, le colpe non sono solamente sue, però ragazzi mi aspettavo un Ronaldo un po' più uomo squadra. A proposito di Pirlo, per lui do un 6 meno. Do un 6 meno perché qualcosina di buono Pirlo l'ha fatto. Alla fine, qualificazione in Champions, due coppe portate a casa, tanto male non è. Non è riuscito a vincere il campionato, questo è vero. Dopo 9 anni di fila che vinciamo, una cosa che non viene sottolineata è che la Juve per la prima volta non vince il campionato. Forse perché per la prima volta avevamo un avversario degno, mentre l'avversario l'anno scorso tanto degno non era, perché l'anno scorso insomma tra Lazio e Inter non erano così forti magari da darci filo da torcere se non l'Atalanta. Però ragazzi, Pirlo, secondo me la gestione dei giovani è stata totalmente errata. Nelle prime di campionato rischiare a mettere Fagioli, Portanova, Frabotta, e poi nella seconda parte di stagione, quando comunque i giocatori ogni tanto potevi farli riposare, quando vincevano 3-0 potevi mettere i giovani, non l'hai fatto. Per me questo è stato un errore veramente maturnale di Pirlo. A volte una squadra senza grinta e senza palle, diciamo così. 4 e mezzo alla società, che l'ha gestita veramente veramente male. Cioè alla fine Pirlo i risultati li ha portati, veniva per un progetto di più anni, poi l'esonero e poi riarrivare Allegri. Io non capisco questa mossa. Certo, Allegri è il migliore sul mercato, ma allora perché Pirlo l'hai preso? Cioè non capisco. Lo potevi prendere un anno prima Allegri a sto punto? Lo potevi riprendere un anno prima? Cioè io non ne ho la minima idea, ragazzi, perché è stato un progetto come un passo indietro. Il calciomercato è stato totalmente sbagliato, quello di 2 estati fa, perché ragazzi il calciomercato è stato sbagliato dalla Juventus. Non sto qui a dirvi tutte le mosse che abbiamo fatto sbagliato, ma la Juve dal punto di vista del marketing, soprattutto per l'effetto Ronaldo, ne ha risentito parecchio secondo me. Quindi per me la società in questa annata più di 4 e mezzo non si merita. Diamo un 6 di stima invece alla stagione della Juve, perché alla fine la qualificazione in Champions è arrivata, abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, quindi 2 trofei li abbiamo vinti. L'Inter ha vinto lo scudetto, ma noi comunque abbiamo vinto una coppa più di loro, anche se loro hanno vinto la coppa che comunque era più prestigiosa, ovvero il campionato italiano davanti a Milan, Atalanta e appunto a noi ragazzi. Però insomma raga, io più di 6 alla Juve in questo anno non glielo riesco a dare. Il minimo obiettivo in Champions era superare il girone, l'abbiamo superato, però poi si è uscito col Porto in una maniera ridicola, perché Cristiano Ronaldo io l'avrei dato pure 7 se non era per quelle cose che in barriera si gira col Porto, ragazzi, perché voi mettetemi Ronaldo che lì in barriera col Porto non si gira, che là il turno lo passi, quella è proprio una maledizione. Quello è stato anche Pirlo a non tirare i capelli a Ronaldo, a dire tu in barriera ti metti bene, perché poi 2 settimane dopo col Parma Ronaldo con la punizione segnata di Brugman ti fa lo stesso errore. Quindi più di 6 a questa stagione non riesco a dare, ma neanche l'insufficienza, perché tanto male alla fine della fiera non è andata, ragazzi. E alla fine abbiamo la media superiore 2 gol a partita, media inferiore al gol subito a partita, quindi insomma un 6 ci sta. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto non invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!